In quello che potrebbe essere l'ultima gara al comunale di Villa San Filippo, il Monte Giorgio, dopo il punto strappato al Manuzzi contro il Cesena, affronta il San Nicolò Notaresco, ancora in lotta per accedere ai playoff. Un'assenza per parte con i marchigiani che senza Prosman ancora infortunato e gli abruzzesi che rinunciano allo squalificato Mozzoni. Dirige la gara Luongo di Napoli che 2 minuti dopo il via è costretto ad interrompere già il gioco quando Menegatti blocca in uscita e poi si scontra con un compagno, con la gara che resta ferma per un paio di minuti. Quando si riprende, il Monte Giorgio va subito vicino al vantaggio e il quinto Albanesi viene messo giù da Bontà a pochi metri dall'area di rigore. Omiccioli si incarica della punizione, bella parabola che supera la barriera ma colpisce la parte alta della traversa. La formazione ospite si fa vedere al 12esimo. Moretti aggancia un buon pallone nei pressi della lunetta, ma la sua conclusione non spaventa Menegatti. Il ritmo non è elevato e le due difese attente, con imprecisioni in fase offensiva di entrambe le squadre che non permettono alle due formazioni di rendersi pericolose fino a metà tempo. Al 24esimo Nasic viene steso da Sieno in una posizione analoga a quella di inizio gara. Albanesi tocca per Omiccioli, sinistro debole, facile preda di Monti che si distende e para. Al 28esimo uno scambio sulla tre quarti libera la conclusione di Minella, che si perde larga sotto gli occhi di Menegatti che controlla. La squadra di Paci ci prova con qualche bello scambio in velocità dopo la mezz'ora, procurando un po' d'affanno alla retroguardia abruzzese, mentre la squadra di Cudini cerca la manovra avvolgente che porta soltanto ad una pressione sterile almeno fino al 36esimo, quando Biasiol commette una leggerezza in disimpegno. Candellori prova ad approfittarne, ma il suo destro forte dai 20 metri trova Menegatti pronto a respingere. Un paio di tiri alla bandierina non sfruttati al Notaresco conducono al termine di una prima frazione avaria di emozioni, chiusa in avanti dai padroni di casa con un incursione di Pellizzi chiuso in angolo da Dalmazzi. Al rientro in campo dopo l'intervallo Paci lascia negli spogliatoi Calamita per fare spazio a Marchionni, passano neanche 30 secondi e Di Stefano si imbuca dalla destra in area con la difesa marchigiana che disinnesca in corner la pericolosa palla vagante a pochi metri dalla porta. Passato lo spavento è il Monte Giorgio che va vicinissimo al vantaggio al terzo, ma il Notaresco viene salvato dal miracolo di Monti che ha un riflesso felino su Marchionni, pronto a deviare verso la porta abruzzese la punizione dalla destra di Omiccioli, poi Minella anticipa Terrenzio in angolo. Il secondo tempo è più vivace, con le due squadre che provano a raggiungere la vittoria. Il risultato si sblocca intorno al decimo minuto. Il Notaresco con Di Stefano trova ampio spazio sulla destra per mettere in mezzo all'area un pallone. Menegatti in uscita bassa non trattiene, Minella batte a rete, Terrenzio rinvia su Vecchione, la palla carambola sul difensore del Monte Giorgio e finisce in rete, permettendo agli ospiti di portarsi in vantaggio. Palla al centro e il Monte Giorgio spinge sulla sinistra. Il pallone messo in area di rigore innesca un flipper con Nasic, che è il più lesto di tutti nel batti e ribatti, a trovare il corridoio per infilare di destro la porta di Monti, firmando l'1-1. Al 27esimo bella iniziativa di Bontà che scambia con un compagno e si incune in area marchigiana, cross basso per Minella che gira prontamente sul primo palo ma coglie la parte esterna del montante. Allo scoccare della mezz'ora Montà in corna in piena area sullo spiovente alla bandierina, ma non inquadra la porta di pochissimo. Un problema muscolare per il direttore di gara a 10 dal termine costringe a far rimanere fermo il gioco per 5 minuti, ma dopo le cure dei sanitari il signor Luongo riesce a portare a termine l'incontro, che regala ancora un'occasione per parte. A 5 dalla fine Ciarmela ci prova dalla distanza ma non sorprende Monti, mentre a 2 minuti dal 90esimo è Sieno che dopo un'incursione sulla sinistra quasi al fondo prova un raso terra basso su cui la squadra di casa si salva in angolo. Negli 8 minuti di recupero non succede altro, con le due squadre più attente a non rischiare nulla che a cercare di portare a casa i 3 punti. Al triplice fischio finale l'1-1 accontenta tutti. Mister Paci, un pareggio per 1-1 in una partita molto equilibrata, ancora un'altra soddisfazione per la sua squadra che dimostra sempre di dare il filo da torcere a tutti. Allora, innanzitutto sì, un pareggio secondo me è buono, abbiamo fatto una buona partita e la squadra sta continuando quel grande campionato che quest'anno ha fatto. Devo dire che i ragazzi hanno fatto una stagione eccezionale, secondo me da ricordare. Per la prima volta in Serie D questa squadra ha dimostrato che se l'è giocata sempre al pari con tutti, si è salvata con 4 giornate d'anticipo e i ragazzi sono stati veramente bravi, quindi la partita è stata buona, una buona partita in cui il primo tempo potevamo fare forse qualcosa in più in fase di ripartenza, però alla fine è un risultato tutto sommato giusto contro una squadra forte. Onestamente il San Nicolò è una squadra allenata bene, forte, e quindi non era semplice oggi.
sarebbe bello poter celebrare questa splendida stagione al Tamburini là, fra 20 giorni. Beh, sarebbe bello anche perché giocare sotto il proprio pubblico, penso che abbiamo perso tanti punti in classifica per questo motivo. Giocare qui dove noi non ci alleniamo è stata una difficoltà, devo dire, enorme. E poi siamo stati lontani 2 mesi per i lavori al campo, quindi non ci siamo allenati neanche in un posto fisso. Insomma, la stagione è stata piena di difficoltà, non per ultima l'assenza di Sbarbati circa 1 mese e mezzo fa, che ci ha lasciato un po' in difficoltà. E quindi in mezzo a tutte queste difficoltà io devo dire che la stagione dei ragazzi è stata fantastica, stanno continuando a giocare bene, quindi va bene così, è difficile chiedere di più a dei ragazzi fantastici. Mister Cudini, un pareggio su un campo difficile come quello del Monte Giorgio che vi tiene in corsa per i playoff? Sì, su un campo difficile, perché il Monte Giorgio ha dimostrato strada facendo di essere una squadra attrezzata, una squadra organizzata, e ha dato filo da torcere a parecchie squadre e ha conquistato una salvezza, cosa che il giro d'andata sembrava un po' difficile, invece con grosso merito è riuscita a raggiungerla prima della fine del campionato. Quindi per noi era una partita importante, perché ci poteva dare lo spunto, la ripartenza per poter riprendere la corsa per i playoff. Un pareggio alla fine credo sostanzialmente giusto per quello che si è visto in campo, ci tiene ancora in corsa, però sicuramente bisogna fare qualcosa in più per poter ambire al 100% per raggiungere questo obiettivo. Mancano 3 partite, di cui 2 mi sembra le dovrete giocare in casa. Potete trovare proprio tra le mura amiche la possibilità di raggiungere questo obiettivo? Sì, giochiamo in casa, ce lo auguriamo, però in questo momento casa fuori per noi cambia poco, anche perché domenica scorsa in casa poi abbiamo perso col Forlì, quindi è proprio un atteggiamento di squadra che in questo momento va migliorato, dobbiamo migliorare, perché poi le ambizioni, se uno le vuole percorrere, le vuole conquistare, deve dare qualcosina in più. La squadra è giovane, è vero, però siamo arrivati a questo momento, ci stiamo giocando questa opportunità e è giusto fino alla fine sperare di arrivarci.